A 40 anni della tragica scomparsa di Aldo Moro, la Fondazione Carispac lo ha voluto ricordare con un'iniziativa dal titolo Aldo Moro, il pensiero, la politica, la storia, con la partecipazione di Paolo Mieli, saggista e storico, già direttore della stampa del Corriere della Sera, e Claudio Martelli, già esponente di spicco del Partito Socialista Italiano e che ha ricoperto importanti cariche istituzionali. La riflessione sugli anni della formazione politica di Aldo Moro è stata affidata a Fabrizio Marinelli, ordinario di diritto all'Università dell'Aquila, mentre Fabrizio Politi, ordinario di diritto costituzionale sempre dell'Ateneo Aquilano, ha approfondito il tema relativo al ruolo di Moro nella storia costituzionale della Repubblica. Conclusioni affidate a Paolo Ridola, ordinario di diritto costituzionale e preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma La Sapienza. Con questo convegno, ha detto il presidente della Fondazione Fanfani, si è voluto rendere omaggio alla figura di Aldo Moro con lo scopo di ricordare, onorare e mettere in luce tutti gli aspetti di studioso, professore universitario, politico e statista. Durante il convegno è stato anche proiettato un filmato di repertorio dal titolo Storie di Greta Salvi, autore con Paolo Mieli di programma di storia economica. Mieli, da giornalista storico, ha detto che pur essendoci ancora zone d'ombra sull'affare Moro, così come lo definì Sciascia, non ci sia una verità storica diversa dalla verità processuale. Mieli nel suo intervento ha parlato soprattutto dei rapporti tra Moro e il PC, quel PC che lo statista aveva provato a coinvolgere per la prima volta nella storia della Repubblica in un accordo di governo con la Democrazia Cristiana, che fu il sostenitore più intransigente della linea della fermezza nei giorni del rapimento, tanto che, ha ricordato Mieli, l'ex presidente della DC scrisse in una lettera che il PC lo ripagava uccidendolo. A favore della trattativa invece fu il Partito Socialista Italiano di Craxi e Martelli. Moro si sarebbe salvato se fosse prevalsa la linea dei socialisti? È una certezza che non abbiamo, ha detto Claudio Martelli, ex ministro, anzi sarebbe abusivo pretenderla. Sono certo però, ha detto ancora nel convegno, che saremmo riusciti a prolungare la vita di Moro e quindi a dare alle forze dell'ordine agli investigatori sicuramente più tempo per riuscire a trovare il covo e poterlo liberare.